Rai Play Sound. Questo è un podcast Rai Radio 3. Due settembre 1980. Siamo di nuovo qui. Siamo sempre qui. La macchina è sempre ferma davanti all'hotel Triumph e carica Graziella De Palo e Italo Toni inghiottendoli nel nulla. Quello che i familiari sapevano è che il viaggio era in corso. Così racconta Giancarlo De Palo a Radio Radicale. Sì, erano partiti in un viaggio organizzato con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina qui a Roma. Il viaggio si svolgeva sulla Siria e il Libano, e in Libano appunto erano stati ospitati dall'OLP in un albergo dell'organizzazione situato a Beirut Ovest. Il viaggio si è svolto normalmente, il soggiorno è durato una decina di giorni, dal 22 agosto fino al 1 settembre, quando mia sorella si è presentata nell'ambasciata italiana assieme a Italo Toni, annunciando i suoi programmi per i giorni successivi e chiedendo anche la protezione dell'ambasciata in caso non avessero fatto ritorno nei giorni successivi, dato che era previsto un viaggio al sud che poi in realtà non si è effettuato. E queste sono state, diciamo, le ultime notizie ufficiali. Per due settimane c'è un buco, un vuoto, un tempo lungo e immobile dove probabilmente tutto è già avvenuto, anche se nessuno può saperlo. Sono Loredana Lipperini e questo è Omissis. Omissis. Graziella De Palo, una storia italiana. Di Loredana Lipperini. Terzo episodio. Graziella aveva promesso di rientrare in Italia il 15 settembre. Non torna. I suoi familiari sono in ansia, il telefono non squilla. Ancora qualche giorno e telefonano all'ufficio romano dell'OLP. La risposta è: non può essere successo nulla, perché l'avremmo saputo subito dal nostro ufficio di coordinamento in Libano. Probabilmente sono in lista d'attesa per l'aereo. Ma Renata De Palo, è inquieta. Si può immaginare che impressione mi fece. Io parlai poi con mio cugino, che era giudice a Lussemburgo ed era amico dell'ambasciatore D'Andrea, il quale si mise subito in contatto con l'ambasciatore e seppe subito dopo che la notizia non era esatta, che era stata smentita. Il 23 settembre aerei iraniani bombardano Baghdad. Inizia la guerra fra Iran e Iraq, che durerà fino al 1988. È Amedeo Ricucci, giornalista, inviato speciale, autore dell'unico servizio televisivo su Graziella e Italo in La storia siamo noi, a spiegare cos'era il Medio Oriente in quegli anni. Era una vera e propria polveriera il Medio Oriente a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80, e non è retorica. Basta infatti mettere in fila gli avvenimenti che si sono succeduti e l'impatto internazionale che hanno avuto per rendersene conto. È un'onda lunga che conviene far partire dal 1967, l'anno della terza guerra fra arabi e israeliani, anzi l'anno della grande sconfitta araba, per poi passare al 1972 con l'attacco palestinese alle Olimpiadi di Monaco, alla guerra del Kippur del 1973, all'inizio della guerra civile libanese del 75 e poi, sul finire della decade, la rivoluzione khomeinista del 1979 e lo scoppio della guerra Iran-Iraq nel settembre del 1980. Tutti questi avvenimenti trasformarono Beirut nella capitale dei misteri, una città che all'epoca, nel 1980, pullulava di profughi politici di ogni tipo, di avventurieri, spie, miliziani, una città in cui si riusciva ancora a fare la bella vita. Ricordiamoci che il Libano era considerata la Svizzera del Medio Oriente, ma in cui era ancora più facile sparire oppure morire.
Renata De Palo chiama l'ambasciata italiana a Damasco, dove a quanto sa e a quanto le ha ripetuto l'ufficio romano dell'OLP si trova Graziella, in attesa di un volo che non prenderà mai. E allora è come un colpo di pendolo che ne mette in moto un secondo, e il secondo ne mette in moto un terzo. Si chiama pendolo di Newton, detto erroneamente moto perpetuo. Non è così. Con il passare del tempo, l'attrito con l'aria va a dissipare progressivamente l'energia impartita alle sfere. Di conseguenza, l'oscillazione dei pendoli diminuisce fino all'arresto. Dunque, è stato impresso un moto, ma quel moto si esaurirà. Intanto, sulla prima spinta, l'ambasciata di Damasco chiama l'ufficio dell'OLP in Siria. La risposta è che non si sono visti giornalisti italiani nei campi palestinesi da molti mesi. Seconda telefonata. L'ambasciata di Damasco chiama l'ambasciata italiana di Beirut e il 29 settembre Renata ha un'intuizione e chiama anche lei l'ambasciata di Beirut. Sono passati 27 giorni. Le dicono che sì, Graziella aveva segnalato la sua presenza in Libano il primo dello stesso mese, agli atti. L'ambasciata ha accertato che il giorno dopo si sono allontanati dall'albergo che li ospitava, lasciando una parte del bagaglio senza dare più notizie. Neanche il rappresentante dell'OLP a Roma, Nemer Ahmad, dice di sapere qualcosa. Loro prima di andare sono venuti da me, quando il nostro ufficio era a Via Nomentana. Non è che lui ha bisogno di me per andare, perché in quel periodo centinaia di giornalisti vanno, ma come lui non ha possibilità economica e non è che lui va come inviato di un giornale. La mia impressione, dopo aver intervistato all'epoca Nemer Ahmad, rappresentante dell'OLP a Roma, era che lui sapesse molto di più di quanto diceva sulla sparizione di Italo Toni e Graziella De Palo. Reticente? Sì, questa fu la mia impressione, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché i palestinesi all'epoca controllavano una buona fetta di Beirut, i palestinesi avevano accreditato Italo e Graziella e quindi era ben difficile che non sapessero nulla sui loro spostamenti. In più la mia inchiesta aveva tirato fuori qualche novità, c'era il memorandum dell'ambasciatore De Andrea che citava i palestinesi come responsabili della sparizione, e quindi l'attenersi scrupolosamente alla versione ufficiale per 20 anni, cioè noi li abbiamo solo accreditati, non so che fine abbiano fatto, beh, a me è sembrato reticente. I familiari sporgono immediata denuncia al Ministero degli Esteri. Arriva la telefonata contrita di Nemer Ahmad, che ripete: noi abbiamo fatto solo una lettera di accredito, si vede che se ne saranno serviti per altri fini. Renata e Giancarlo non si fidano. Il 1 ottobre chiamano Monsignor Ilarion Capucci, il vescovo cattolico membro del Consiglio Nazionale dell'OLP. Capucci promette di interessarsi. Il 4 ottobre consegnano al Ministero degli Esteri la fotografia di Graziella, chissà quale. Forse quella che appare ora se digiti il suo nome su Google, quella dove lei è sull'altalena e sorride. Graziella è ufficialmente scomparsa, ma fino a quel momento non lo sa nessuno. Poi arriva la falsaria. Un'altra. Come si dice in un film di illusionisti, più si pensa di vedere, più si viene ingannati. Perché più pensate di vedere, più sarà facile ingannarla. Si chiama Edera Corrà. Si fa chiamare Teila, che in ebraico significa tiglio. È iscritta all'albo dei pubblicisti dal 1973 e scrive per un giornale che si chiama La Nuova Cucina. Frequenta la Gran Loggia d'Italia degli antichi liberi accettati muratori in Piazza del Gesù, insieme a due compagni di quel viaggio in Libano, due commercianti. Uno si chiama Lattanzi e l'altro si chiama Paolucci. Edera Corrà arriva a Beirut a ottobre, prende alloggio all'hotel Montemar di Junier, che è nella zona est di Beirut, quindi sotto il controllo dei falangisti cristiano-maroniti.
zona nemica rispetto al Triumph, dove Graziella non sarebbe mai potuto arrivare sotto protezione dell'OLP. In quella zona, in compenso, ci sono Massimo Carminati, della banda della Magliana, e una decina di neofascisti italiani, presenti fin da luglio, come testimonia nelle sue carte Stefano Giovannone. Non c'ho proprio nulla da nascondere, io non c'ho niente da rifardirmi, da ripensare. Cioè, io sono un vecchio fascista degli anni 70, sono contento di essere così. Ma questo è il Carminati del nuovo millennio. Per ora si limita ad essere nei paraggi dell'Hotel Montemar, dove scende Edera Corrà, che firma il registro a nome di Graziella De Palo. Con ogni probabilità esibisce una patente o un passaporto, forse con la firma di Graziella, forse il documento vero con la foto sostituita. Non lo sappiamo. La polizia libanese più tardi, come sempre molto più tardi, non troverà nulla. Scomparse le schede di presenza, sparita la pagina del registro e ogni qualvolta si è tentato di mettere alle strette il personale, questo si è reso irreperibile. A Beirut, a suo tempo, correva perfino la voce che un informatore dei palestinesi, trovato a frugare nella concierge del Montemar, sarebbe stato sequestrato e restituito cadavere molto tempo dopo, con un orecchio mozzato. Quando è ancora in Italia, Edera ha saputo che Graziella è scomparsa e chiede a Paese Sera se può occuparsi del caso. Vuole una lettera di credenziali e non la ottiene. Lei insiste, dice che ha amici influenti fra gli iscritti alle logge. L'ombra di Licio Gelli è ancora occulta. Edera Corrà parte comunque. Arriva a Beirut dal Cairo, allungando il percorso. Si mette in contatto con i massoni libanesi il giorno 6 di ottobre, ma prima telefona alla segreteria del presidente Gemayel, sollecitando un'intervista a nome di Graziella De Palo. Il colloquio è accordato, ma poi qualcuno provvede a disdirlo. Sempre quel qualcuno dice a Edera Corrà che ci sono due cadaveri all'obitorio dell'ospedale americano, nella zona occidentale della città. Sono dei due giornalisti, le viene detto. Edera telefona a Roma, a Paese Sera, e si precipita con i due compagni di viaggio ad attraversare la linea verde che divide Beirut e corre all'ambasciata italiana e annuncia quel che sa. Sono loro, sono morti. Arriva chissà da dove un ufficiale della polizia libanese. Sono morti, dice anche lui. L'ambasciatore va in ospedale e proibisce a Edera di accompagnarlo. La richiama dicendole che non è vero nulla. Ci sono due cadaveri, ma sono di due arabi e sono maschi. Questa è la seconda versione. La prima è: ci sono quattro uomini e una donna crivellati di proiettili, ma sono arabi. Cosa fa? Edera Corrà davanti alla smentita dell'ambasciatore. Fa una piazzata, grida che hanno sostituito i cadaveri e chiama Paese Sera. Alla sede del giornale, in via del Tritone, arriva poco dopo Renata De Palo. Si trova davanti facce scure. Condoglianze, le dicono. Ma subito dopo arriva la telefonata del Ministero degli Esteri che smentisce. I cadaveri non sono di Graziella e Italo. Quindi, diciamo, è stata accreditata una versione. Questa versione sosteneva che mia sorella aveva alloggiato tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre in un albergo del settore falangista di Beirut, Beirut Est, ed era stata rapita in occasione di un suo incontro con il capo dei falangisti libanesi, Bechir Gemayel. In realtà, dopo una lunga inchiesta che la mia famiglia ha condotto, siamo riusciti a scoprire che era stata costruita una falsa traccia di mia sorella in questo albergo falangista. E diciamo, questa è stata la falsa pista di cui il SISMI si è avvalso per sostenere nei suoi rapporti ufficiali al governo il fatto che mia sorella era stata rapita nel settore falangista dai falangisti e che il SISMI aveva cominciato una trattativa con i falangisti per la liberazione di mia sorella. Il generale Giuseppe Santovito dichiarerà non solo alla famiglia De Palo, ma in una relazione alla Farnesina e poi al giudice Giancarlo Armati di essersi recato in Libano per verificare personalmente la fondatezza della notizia divulgata il 6 ottobre, secondo la quale i cadaveri di Italo e Graziella sarebbero stati nella morgue dell'ospedale americano. Si scoprirà sempre molto più tardi
che il viaggio non è avvenuto in quei giorni, ma quasi un mese dopo, il 1° novembre, quando i cadaveri non potevano essere più nell'obitorio. E all'obitorio Santo Vito non è mai stato. Lo dichiara un sottufficiale del SISMI che lo ha accompagnato nei suoi spostamenti, eppure il generale Santo Vito insisterà. Ci sono stato. Posso disegnarvi una planimetria dell'ingresso, della stanza mortuaria. Il colore dei sacchi con i corpi era verde chiaro. Chi c'è in quei sacchi? E soprattutto, chi è Edera Corrà? Quando i giudici italiani la interrogano, dirà prima di essere andata a Beirut in veste di turista. Dopo confermerà qualcosa, sottolineando che però ne sono derivati soprattutto degli equivoci e che le sue intenzioni erano buone. Giancarlo De Palo la ritroverà in Italia. Avrà con lei solo un colloquio. Edera si dice sconvolta. Assicura di essere convinta che il cadavere di Graziella e quello di Italo fossero nell'obitorio. Sono stati sostituiti, ripete. Indagherò, assicura. Non ci sarà tempo. Edera Corrà, detta Teila, muore nel 1982 a 48 anni per un tumore che, si scoprirà, le era stato diagnosticato prima che accettasse l'incarico e partisse per Beirut, sognando forse l'ultima avventura della sua vita. È sepolta nel cimitero di Rimini, colombaio numero 334, fila quinta, portico nord. È un grande piacere per me poter esprimere a nome mio. Ma questo avviene dopo. In quell'ottobre 1980, in Italia nulla si sa di tutto questo. C'è altro a cui pensare. C'è la regina Elisabetta in visita al Vaticano, c'è la marcia dei 40.000 quadri e impiegati della Fiat a Torino. Che valore ha in tutto questo la vita di una ragazza di 24 anni? Nel senso che il potere tenderà a identificarsi quasi completamente con la tecnologia. Non ci sarà più l'Agnelli, non ci sarà nella grande fabbrica moderna come la conosciamo, come è stata studiata, non ci sarà da una parte il potere, che non è solo Agnelli evidentemente, ma personificato da Agnelli e dai padroni, e dall'altra parte l'operaio, che ha la possibilità, ha una forza contrattuale, ha la possibilità di unirsi e sa contro chi rivolgersi, contro chi fare le sue rivendicazioni. Ora, in questa ipotesi di una tecnologia avanzatissima, con l'energia umana che ha un peso nullo e decentratissima, la possibilità di organizzarsi è ridotta e viene a mancare anche la figura del potere, perché la figura del potere diventa la macchina a questo punto. In quell'ottobre 1980, Giancarlo De Palo torna negli uffici romani dell'OLP per incontrare Nemer Ahmad, che gli ripete le stesse cose. Italo è una persona troppo intraprendente, ma Graziella tornerà e faremo una bella festa. E la settimana prossima partiremo insieme per Beirut. Assiste all'incontro Hussein Kamal, responsabile dei servizi di sicurezza della sede palestinese e numero 2 dell'OLP dopo Nemer Ahmad. E qui bisogna fare un salto avanti, fino all'estate del 1982. Tardelli. Gol, gol! Tardelli, raddoppio, Tardelli! Il 17 giugno, in quello che sarebbe stato il 26esimo compleanno di Graziella, Kamal va a una manifestazione contro il genocidio del popolo palestinese. Poi torna a casa, parcheggia la Ritmo nel garage di via Menghini 19 e prosegue a piedi per 100 metri. A casa c'è la moglie, Monica, e un bambino di 3 anni. In quello stesso momento, Nazir Matar, medico chirurgo, è nel villino dell'OLP a guardare le partite dei mondiali di calcio. All'una passa a prenderlo il fratello Naim. Salgono su una Renault 14, vanno a casa, parcheggiano. Naim scende, Nazì lascia la macchina nel box. Con le chiavi in mano si avvia verso il portone ed è a quel punto che dal buio si materializza un'automobile. Forse una 128, forse una 131. Appare proprio così, una macchia più scura nella notte, come nei brutti sogni. Da quel brutto sogno escono 2 uomini. Quello sceso dalla portiera posteriore spara contro Nazì. Naim scappa. Nazì prova a seguirlo, ma un proiettile lo colpisce a un ginocchio. Dunque cade in avanti.
e mentre prova a rialzarsi, l'uomo con la pistola si avvicina e gli spara alla nuca. Sono le 8:30 del giorno dopo e Hussein Kamal esce di casa, saluta la moglie che accompagna il bambino all'asilo, arriva nell'autorimessa, entra nella Ritmo 60, la mette in moto, sale la rampa, gira a destra verso il semaforo, è rosso, frena. L'auto esplode. La bomba si chiama a bolla di mercurio, è composta da tritolo, in numero di grammi 200, e di pallettoni di acciaio. Funziona così. Il mercurio si muove durante la salita sulla rampa, che è ripida, e al successivo movimento brusco, la frenata, esplode. Il Mossad, si dice. Il 24 giugno 1982, due agenti, Antonio Galluzzo e Giuseppe Pillon, in servizio di vigilanza fissa sotto l'abitazione di Nemer Ahmad, vengono assaliti da un comando neofascista. Galluzzo muore, Pillon resta gravemente ferito. Vengono arrestati Gilberto Cavallini e Walter Sordi, due componenti dei NAR che provengono dai campi d'addestramento in Libano, gli stessi segnalati da Stefano Giovannone nel luglio 1980, a poche settimane dalla scomparsa di Graziella. Ma nel giro di pochi giorni l'Italia avrebbe vinto il mondiale di calcio e tutti sarebbero scesi in strada a ballare. Quattro morti in più. Cosa vuoi che siano? Chi vuoi che li ricordi? Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale. Ma questo non è ancora avvenuto in quell'ottobre 1980. Renata De Palo scrive al Papa, si rivolge al Ministero degli Esteri. Ci sono documenti riservati, non possiamo parlare, dicono loro. E l'ambasciatore, anzi il consigliere, quello che li aveva rassicurati che sì, li avrebbe cercati se non fossero tornati, Tonini si chiamava. Tonini? Rispondono i funzionari del ministero. Non ci risulta l'esistenza di un funzionario degli esteri che risponda a questo nome. In realtà, Tonini è appena stato trasferito da Beirut all'ambasciata d'Italia, presso la CE di Bruxelles. Ma questo non va detto a quei familiari troppo intraprendenti. I De Palo, infine, riescono a contattare Stefano Giovannone, a cui è stata affidata l'inchiesta, che dice loro: fermi, sono sulla strada giusta, non muovetevi, ve la riporterò, ma lasciatemi fare, fidatevi di me. Intanto, diciamo, c'è un aspetto, direi, da tragedia greca in questa vicenda, cioè il fatto che mia sorella aveva fatto delle ipotesi molto precise e dettagliate sul ruolo che svolgeva il colonnello Giovannone in Libano, sulla base delle informazioni dell'onorevole Falco Accame, che era l'ex presidente della Commissione di Difesa della Camera. E in pratica il sospetto molto fondato è che il colonnello Giovannone si servisse del suo ruolo nei servizi segreti in Libano per favorire il traffico clandestino delle armi in Medio Oriente. Questa mia sorella aveva scritto queste cose anche in un'inchiesta apparsa su Paese Sera pochi mesi prima della sua partenza per il Libano, e il destino ha voluto che proprio al colonnello Giovannone il segretario della Farnesina Malfatti affidasse le ricerche e le trattative di mia sorella. Diciamo, una coincidenza sinistra come coincidenza, che poi diventa molto di più di una coincidenza per lo sviluppo che assume la vicenda. Io non ho nessuna difficoltà a dire che ritengo il colonnello Giovannone un complice diretto del sequestro di mia sorella. Intanto ad Alvaro Rossi, il cugino di Italo, giunge la notizia di fonte palestinese che Italo è morto alla fine di settembre. Notizia certa ma non dimostrabile. Nulla di sicuro invece si sa sul conto di Graziella. Giancarlo riesce a rintracciare il palestinese misterioso che ha dato la notizia ad Alvaro e che pare essere in buoni rapporti con i funzionari dei servizi segreti palestinesi e italiani. E quello si spaventa e dichiara subito di avere appena ricevuto da Beirut per via telefonica nuove confortanti notizie che contraddicono la precedente. Tre o quattro giorni prima, infatti,
sono stati ritrovati i vestiti appartenenti a Graziella e Italo nell'albergo Montemar di Junier, vestiti che non si trovavano nei bagagli rinvenuti al Triumph. Secondo il palestinese, la notizia è positiva, perché significa che i giornalisti sono stati rapiti dai falangisti per conto degli israeliani, ai quali sono stati consegnati, e il Montemar è noto per essere un covo di spie israeliane, ma gli israeliani non uccidono mai i loro prigionieri. Agli atti. Il responsabile dei nostri servizi di sicurezza ha saputo che sono ancora vivi e che sono stati sequestrati prima di recarsi ad un appuntamento con il capo dei falangisti, Behir Gemayel Zahieh Bustani. Un ufficiale della polizia libanese che lavora per i falangisti sa tutto della vicenda. Noi lo possiamo collegare con un'altra questione. Noi possiamo dire che loro sono andati a indagare sui rapporti tra i fascisti italiani e i falangisti. Quello che nessuno dice è che al Montemar, dove sono stati ritrovati i vestiti, non c'era Graziella, ma Edera Corrà. Giancarlo non lo sa ancora. Quello che prova a fare è scoprire l'identità del palestinese misterioso e dunque riesce a ottenere un appuntamento con un altro palestinese che si chiama Samir. Samir fissa un appuntamento segreto a Giancarlo con un terzo esponente palestinese che ha il compito ufficiale di seguire la vicenda per conto dell'OLP in Italia, il quale afferma che Graziella e Italo sono vivi, aggiungendo che è inutile andare da Arafat, il quale è già, insieme ad Abu Ayyad, estremamente sensibilizzato alla vicenda, poiché sa che se non si risolvesse positivamente, la stampa internazionale accuserebbe i palestinesi di non aver saputo proteggere due loro ospiti. Purtroppo nell'Italia degli anni 70-80 i depistaggi sono stati l'ingrediente base, immancabile di tutte le nostre vicende, dalle stragi ai sequestri agli omicidi politici. Eppure l'Italia a Beirut aveva una rete di intelligence efficacissima che tutti ci invidiavano e che assisteva invece silente a questo strano balletto e a volte lo sponsorizzava pur di allontanare l'opinione pubblica dalla verità. Tutti ripetono: state fermi, state zitti, fidatevi di noi. Omissis di Loredana Lipperini. La regia è di Fabiana Carobolante. Il suono di Alfredo Morana. In questo episodio hanno partecipato amichevolmente Enrico Stinchelli e Ghighi Di Paola. Hanno collaborato ai testi Michele De Mieri, alle ricerche d'archivio e alle interviste Benedetta Annibali e Marcello Anselmo, alle riprese Roberta Ginocchio. Segreteria organizzativa di Barbara Mittica. La supervisione è di Cristiana Castellotti. Grazie a Radio Radicale e al programma La Storia Siamo Noi per alcuni degli interventi di archivio. Grazie alle famiglie De Palo e Toni per l'incessante raccolta di materiali e testimonianze in questi decenni. E grazie ad Alvaro Rossi per aver conservato e messo a disposizione le audiocassette con la voce di Graziella De Palo. Omissis è ispirato a L'arrivo di Saturno, edito da Bompiani. Questa puntata è dedicata alla memoria di Amedeo Ricucci. Ascolta la serie completa di questo podcast su RaiPlaySound.it e scarica l'app. RaiPlaySound, podcast, audiolibri e radio live.